Benvenuti, benvenuti sul canale Expedition. È con grande piacere che ospito qui ancora una volta sul canale una grande donna a cui va tutta la mia ammirazione per la sua forza intrinseca che ha sempre dimostrato, avuto nonostante certi momenti soprattutto gli ultimi momenti drammatici anche della sua vita guarda ornella mariani grazie di esserci grazie con tutto il cuore con tutto il cuore di essere qui oh, grazie a voi perché io eh, vorrei che questa come dire testimoniata eh, attribuzione di stima oltre che di affetto fosse rivolta non a me, ah, sì. ma alla ventura, alla fortuna, al miracolo che io ho avuto di imbattermi in quattro medici che hanno espresso competenza, umanità, eh, rispetto delle sofferenze, quello che vuoi, ma che hanno espresso il loro ruolo. Sul piano etico così come eravamo abituati, non sono i medici di speranza, non sono i medici di Conte, arraffazzonati, con titoli di studi anche impropri, eh, con mh, capacità molto discutibili. No, no, non sono i medici di Draghi, non sono i medici di Speranza e Sileri, non sono i medici o oh, gli scienziati alla Pregiasco, non sono soprattutto i mazzettari della medicina. Io voglio citarli uno per uno, eh, distinguendo anche. La natura dei rapporti perché, per esempio, se io dico grazie a Domenico Mastrangelo, non dico grazie ad un grande ricercatore, ma dico grazie a un amico di famiglia, il cui ruolo forse non poteva essere altro che quello che ha svolto, oltre a quello di uomo di grandi competenze. Se io ringrazio il professor Antonio Colasanti di Frosinone, farmacologo, docente universitario di farmacologia, io ringrazio un amico di famiglia che mi ha già estratto da una situazione difficile. Voglio invece ringraziare per la partecipazione solidale ed emotiva due persone strepitose una delle quali è Massimo Citro, sul quale non voglio dire niente perché non c'è italiano che non sappia chi è e come Massimo Citro sul piano della cultura in generale, della preparazione e della umanità. Massimo Citro e il suo amico, mio grande amico, Riccardo Benzi Cipelli, che Coniuga l'eleganza intellettuale alla competenza sanitaria. Ora, uno che ha alle spalle, una che ha alle spalle tutto questo, è una persona fortunata perché devo stabilire immediatamente un valore che non è un valore aggiunto. Nessuno dei signori citati ed evocati ha riscosso da me un bicchiere d'acqua non un euro un bicchiere d'acqua il che significa che si può essere medici nel senso ancora missionario perché esercitare la medicina è una missione poi vengo ai due mostri che sono Cristiano Usher, chirurgo di fama internazionale, brutale, antipatico, scostante, um, burbero, ma in realtà la persona più dolce e sensibile che io abbia conosciuto. Tu immaginati che quando mi hanno fatto i prelievi bioptici ai polmoni. Eh, senza neanche preanestesia, entrando nei miei polmoni con una telecamerina e veramente grande competenza del professor Belfiore che ha fatto questo mini intervento tutt'altro che invasivo. Ebbene, Usher è venuto con la sua mise di sala operatoria. Ha lasciato quello che stava facendo per venire a materialmente tenermi la mano nei 7-8 minuti di questo piccolo intervento nei confronti del quale io ero sconvolta. Credo di non doverlo commentare, un atto del genere, credo che sia un atto da non commentarsi su tutti. Qualcuno che questo stato ingrato ingrato patrigno, ha dimenticato e che si chiama Pier Giorgio Spaggiari, al quale dobbiamo ogni possibile contributo in ambito medico, soprattutto per quella cosa che speranza, il ragioniere non so cosa fosse speranza, che sileri, che mh, lo stesso schillaci. Non hanno idea che debba accadere. Un grande medico, per essere un vero scienziato, è prima di tutto un fisico, mm -hmm. e Pier Giorgio è un fisico che ha scelto di essere medico e di mettere a nostro servizio, a servizio della comunità nazionale, quella. Capacità formidabile che coniuga scienza, solidarietà, amore per il prossimo, rispetto per le sofferenze del prossimo, comprensione, umanità. Certo. Ma nessuno di questi figli di puttana di questi governi, lasciamelo dire, figli di puttana, ha pensato che forse fosse il caso di proporre. Pier Giorgio per un premio Nobel. A Stoccolma ormai ci va la gentaglia che piace al sistema, ci vanno a Stoccolma i marchettari e i mazzettari. Beh, meno male che non ci hanno mandato Pier Giorgio. Meno male. Ma a sto punto dico il premio Nobel del professor. Pier Giorgio Spaggiari, siamo noi. Siamo noi, noi che lo conosciamo, noi che ne veicoleremo la storia privata e pubblica, noi che lo amiamo, noi che abbiamo fiducia assoluta e assiomatica nella sua scienza. Ecco quindi: io non sono una che è guarita, perché io sto aspettando ancora una sentenza. Ma come vedi, con il gota sanitario italiano alle spalle, indegnamente a mia disposizione, io non meritavo tanto davvero, ecco, io con il gota della sanità italiana, che non è quella selezionata dalla premier alla matriciana, io sono serena, quale che sia l'esito delle indagini che arriveranno. Sono serena e ho una conferma che mi ha dato un altro grande che è Augusto Sinagra. Lasciamelo dire, ma M veramente è vero, è vero, è vero. Dio è con noi. Senti Ornella, io ovviamente ti ho seguito no, in questi ultimi, insomma, l'ultimo mese che siamo state, ovviamente. Ehm, quando ti ho sentito l'ultima volta, eh, la situazione era drammatica, veramente drammatica, perché è chiaro che tu hai detto, mi hai detto, e mi ricordo queste testuali parole: siamo nelle mani di chissà chi qua, c'è cioè veramente da, da, da spararsi. Dopodiché c'è stata proprio quasi una decisione da parte tua di prendere in considerazione, di scegliere le persone, no? Di fare in modo di essere, di indirizzarti verso forse chi veramente aveva le competenze, proprio secondo te? Perché tu, quando mai hai detto qua siamo nelle mani di chissà chi è, è vero, è la situazione è drammatica, a volte dici: ma chi lo sa? Bisogna scendersi in cielo qua, madonna, e, e sperare di incontrare il medico giusto, la persona giusta. Che unisce tante cose, tante competenze, ripeto, perché uno può essere burbero, come hai detto tu, ma nascondere dietro una grandissima dolcezza, umanità, tenerti appunto la mano in certe circostanze. E quindi, ehm, tu hai avuto in questo momento una prova anche che fondamentalmente. Tantissime persone ti hanno voluto, ti, ti vogliono bene anche dal punto di vista che eh, forse non te l'aspettavi questa cosa, ma io non te l'aspettavi. No, io non me l'aspettavo, non mi aspettavo, soprattutto voglio spiegarlo questo, eh, Pier Giorgio, eh, è un amico di vecchia data sì. col il quale c'eravamo un po' persi, devo a Roberto Nuzzo quella macchina da guerra che si chiama Roberto Nuzzo averlo recuperato e senza sapere che noi ci conoscessimo chiesto a Pier Giorgio di contattarmi immediatamente quindi tutto parte da Nuzzo il che mi fa dire che tutto parte da un'Italia coraggiosa attrezzata capace di grandi sentimenti e di enormi spinte emotive, quelle che poi ho ritrovato da Fedora Quattrocci, che ne so, alla figlia dello stesso Nuzzo, Anastasia, quando è sembrato che io avessi bisogno di trasfusioni di sangue non infetto e io ho dovuto spegnere i, i, no, il, i telefoni perché l'onda lunga di solidarietà, di offerte, di partecipazione è stata veramente al di là di ogni mia possibile previsione, che mi fa dire, Nicole, voglio dirlo sul tuo canale, che noi dal primo di questo mese con Roberto e con altri, con la mia assemblea costituente, con altri gruppi a partire da Franco Ionta, decolliamo perché venga attrezzata immediatamente in Italia una banca del sangue di donatori no-vax, di donatori che abbiano le carte del sangue in regola. Questo è un annuncio che faccio in pienezza di coscienza e di responsabilità, perché tutti abbiamo diritto alla sicurezza, tutti abbiamo diritto a quei bisogni. Fondamentali della vita dell'uomo, ma tutti abbiamo un diritto primario che è il diritto alla vita, sancito dal diritto alla salute. salute. E allora noi da questo momento contrasteremo senza esclusione di colpi ogni malefatta di questa sanità di Stato che non fa schifo, ma molto di più pretendendo che i primariati vengano selezionati non per appartenenza alle consorterie dei cortigiani, ma che vengano selezionati in base ai curriculum, alle competenze e alle doti morali che sono necessarie quanto le doti di competenza. Sì, non è mai esistita la meritocrazia comunque qua, ma... La non meritocrazia. È... Ma non è mai la meritocrazia è quella che ha consentito a Bassetti di eh. autodefinirsi virologo, scienziato. Non, io non ho capito chi è sto Bassetti, francamente mi sembra uno che abbia un imbarazzante cognome onomatopeico, ma altro di lui non so. Sì senti Ornella è vero che mh, tantissime persone nel momento in cui a te avevi avuto il problema nel 2018 no si era manifestato nel 2018 con un tumore al seno come eh, a tantissime donne poi scoppia mh, tutto quello che scoppia sappiamo entriamo in pieno delirio pandemico eccetera ecco e moltissima gente non va dentro gli ospedali, non va, non, non è anche impossibilitata, prima di tutto, se non fai una certa cosa che sappiamo, è impossibilitata ad accedere, è impossibilitata. Io stesso ho avuto una persona che a causa di questo, eh, il tumore, è, ha camminato ed è morta, cioè, carissime persone, amicizie, eh, quindi pensa quanti morti sono, cioè, proprio per una mancata... Possibilità di accedere, di andare dentro, perché insomma il ricatto era chiaro. Ecco, quindi scoppia questa cosa nel 2018, scoppia tutto quello che è successo. Poi ovviamente non ti controlli perché non, 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 non vai dentro queste strutture. Ecco, quello che mi chiedevo era, eh, nasce tutto da una conseguenza dietro l'altra di, di situazioni che si sono, e poi ti ritrovi appunto. Poco tempo fa, qualche mese fa, una diagnosi drammatica, una diagnosi e... fatta come, cioè a, proprio una diagnosi della serie così scriviamo, eh, cioè quello è quello il fatto, no, no, non c'è stato un, un, un accertamento strumentale diagnostico di, del tipo: Non ho potuto. Io l'ultima volta che ho messo piede in un ospedale dove una Deficiente perché veramente era una minus habens, mm. con i modi di chi si è consegnato al potere e quindi si permette quello che non può, mi ha detto che non avrei potuto accedere ai, agli esami strumentali se non avessi esibito ehm, il certificato vaccinale e non avessi ehm, indossato la mascherina. Ho dovuto per fare una visita che non è servita a niente ed è stata l'ultima consulenza, ho dovuto minacciare di chiamare i carabinieri. Ecco, non si può tutelare la salute della gente minacciando di chiamare i carabinieri. Non si, non si può, non si può, non si può. È volgare, è triste. È pesante significa avere categorie e assistenza di serie a e di serie b anche di questo voglio parlare perché vedi l'ospedale beneventano nel quale sono ehm, stata ricoverata due volte in 15 giorni dovrebbe mm, esibire i costi dello schifo, perché così bisogna definirlo, che presenta ai degenti come alimentazione. Tu immaginati che il primo giorno che io ero lì dentro e che mi hanno servito un pranzo di quelli precotti che arrivano a valanghe da non si sa dove, con igiene che non si conosce e quant'altro, io al terzo boccone non sono e quindi ho rinunciato a mangiare riuscita a capire cosa stessi mangiando allora bisognerebbe chiedere ai dirigenti di questo ospedale quanto costa la porcheria che propinano ai degenti e quanto costerebbe meno invece attrezzare delle cucine Dare parto, come ho visto in questa clinica della, del meraviglioso Cilento, dove io ho pranzato e cenato come a casa mia. Era quello che raccontavo ad un altro dei miei angeli custodi che non mi ha dato tregua per un momento, è fatto questo, è fatto quello, fammi parlare con Uscere e fammi parlare con Tizio e fammi parlare con Caio, ma parlo io, no, parlo io. E questo è, questo è un altro grande amico di famiglia che si incornicia nel novero dei citati e che è Luciano Bevilacqua, professor Luciano Bevilacqua di Padova, che... E anche oltre ad essere quello che è, è anche il marito della mia amica Fiorella. Questi non mi hanno dato tregua, cioè, se avessi voluto morire, questi signori qui non me lo avrebbero consentito. Pensa tu. Allora, torno alla sanità. Se nel Cilento c'è una clinica che può far mangiare senza insulti dignitosamente la degenza. Se c'è una clinica che può avere dei letti comodi che non siano rompi ossa come quelli che ho trovato io nella mia città, se in questa clinica c'è materiale paramedico che dispensa solo cortesie e comprensione, se in questa clinica c'è veramente il top della sanità italiana, a partire da Usher, ai vari consulenti come Belfiore che ho citato prima, e sto facendo un torto a tutti gli altri, ma non me li posso, accidenti, ricordare tutto, sono anche anziana, beh, vuol dire che si può fare, ma si può fare, perché non lo si fa? Perché non c'è lucro? Questo si, si, si può dire il nome della clinica? Si certo, è la casa di cura di, del dottor Cobellis, è la casa di cura Cobellis di Vallo della Lucania, un paese di frontiera ormai, ehm, nella quale la prima figura che emerge per disponibilità è quella della caposala Teresa Pico. Mai vista senza un sorriso sulle labbra. Mai vista. Guarda quanto è importante il rapporto umano, ma quanto era importante. Non è importante Nicole, è, una è, vi è, vitale. è vitale. È vitale perché, scusa Ornella, tu uno di te ha un'immagine di una donna indistruttibile, ha un'immagine di una donna forte, ma quello che trasmetti, però chiaro che sei umana, cioè ma un, a chiunque capiti la ah, cosa. Nicole, lì ho esibito tutte le mie fragilità io sono un essere umano non sono una macchina e quindi ho le mie emozioni le mie paure le mie preoccupazioni il senso della precarietà di un futuro al quale consegnavo mia figlia senza poter far nulla perché il peggio cadesse sui nostri figli io sono una donna, sono un essere umano, non sono ancora una transumana come quel servo di Conte voleva e vorrebbe che diventassimo o come quel demente di Cingolani vorrebbe che diventassimo. Noi siamo e resteremo umani. Quindi è importantissimo unire la competenza all'umanità. Cioè, in un momento così, è cioè, quello che lo, lo, lo sostengo, ma chi è che può fare veramente il medico con la missione, appunto? Co come dici tu, chi è che può fare? Un uomo anima, io dico sempre, un uomo che dentro conserva veramente intatto quello che è l'accoglienza, cioè il, um, perché quella guarisce prima di tutto, cioè il, il, il fatto di, di, di sentirti, cioè, io penso che ognuno di noi ha avuto delle problematiche, ha dovuto andare, in, non so, in ospedale, interventi, cose varie, ma io penso che uno si affida alla persona che veramente in quel momento lì si rapporta in modo umano, cioè o, o quantomeno qualsiasi cosa l'affronta in un altro modo ecco come dici tu vado dentro a fare un esame a, senza anestesia per i polmoni cioè e una persona come usher ti tiene la mano eh, non si no, può, non si no. può raccontarlo no, perché non, non, ti si, si, crede. No, non ti fra... si crede no non no, si crede non esiste ma è accaduto no, no, non è esiste. accaduto eh. è accaduto e io in questa clinica Credimi Nicole, non mi sono sentita sola un momento. Mai, mai, mai. Certo. E questo è quello che noi, questo che io ho avuto e che ho vissuto come un privilegio, deve essere di tutti, mm. deve essere un patrimonio condiviso. Come quello, lasciamelo dire, della preghiera che tanto smuove. Io ringrazio anche tutti i conventi che dal Veneto alle Indie e che da Meggiugorie al Perù hanno impegnato ampie fasce di clero perché nello stesso momento e alla stessa ora. Fosse pronunciato il mio nome. Io tutto questo non l'ho meritato, tuttavia l'ho avuto e lo vivo come un dono che mi impegna, no? No, che mi obbliga a fare finché avrò tempo la mia parte per tutti. Dunque, questa energia, questa onda d'amore, perché fondamentalmente è una energia d'amore. Di qualsiasi tipo, cioè, no, che non c'entra qua una religione, questo o quant'altro, non c'entra il credo, ma si è, è un'energia, un'onda che si è manifestata. Eh sì. sì, davvero, davvero, davvero. E ripeto, non me ne ritengo degna, tuttavia, sono grata a chi tutto questo ha voluto che accadesse. Sono grata. Senti Ornella, ehm, non lo so, io sai che sono, mi emoziono con te, <ride> mi emoziono con te perché in questi giorni, siamo appunto, anch'io sono stata una delle disturbatrici seriali con messaggi cose per cercare. Ah, ma poi mi si è rotto anche il telefono in questi giorni, sono stata oltre dieci giorni con un telefono senza microfono, per cui Quasi. non potevo rispondere, non potevo spiegare, non ti posso rispondere, non per disinteresse, ma perché non esce, eh. non entra niente da qui. E lo abbiamo risolto alla Apple il problema l'altro ieri, il microfono non era rotto come avevamo pensato, era solo sporco. Uso troppo il telefono. Quindi si era intasato di spazzatura. Sì, infatti. E lo so, meno male che adesso però, meno male che sei raggiungibile. È, è, si, è, si è aggiustato, si è, sì, pulito, sì, si è pulito. Sì, sì, sì. sì. Sì, 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 ma ehm, non so, io tanto per, se vuoi, adesso questa è una tua testimonianza importantissima, ma sai che sul canale ormai, io ti dico, vieni quando vuoi perché sei una persona che, per me è veramente un onore averti sul canale, ricordatelo, ma è il modo di dar voce a te, a dar voce anche con i piccoli mezzi, insomma, anche i piccoli canali YouTube, Senti, io non so, hai qualche. vuoi dire qualcosa di qualche ultima cosa un po' più, non so, <ride> qualche, Guarda, qualche... Io vorrei dire? Dimmi. Capisco perfettamente che oggi ne abbiamo 18 luglio, capisco che abbiate diritto per le nevrosi accumulate in questi cinque anni, per i disagi, per le difficoltà. Capisco, capisco che abbiate, che abbiamo bisogno di. Staccare un attimo la spina, mm. fatelo, fatelo. Ma che sia un'energia rinnovata, quella che metterete insieme per l'inizio, per la fine dell'estate e l'inizio di quella nuova stagione di lotta che ci aspetta e che sarà una lotta che noi continueremo a portare avanti senza paura, con coerenza, con coraggio con dignità, sperando che il primo dei nostri non padri dell'Italia, ma padre e garante di altre circostanze, possa levare l'ingombro e affrancarci dall'onere di definirlo Presidente della Repubblica. Ah! Volevo cogliere l'occasione, sono veramente affranta. Ho letto che la signora Segre vorrebbe lasciare l'Italia per il rigurgito di fascismo imperversante. No, io vorrei chiedere alla signora Segre, ma dove vive Costei? Dove abita? Perché io non mi sono mai informata. E dirle comunque che, signora Segre, se vuole lasciare l'Italia, lo faccia. Noi ne troveremo davvero. Enorme giovamento, lo faccia. Ci affranchi dall'onere, dal fastidio, dal peso di sentire le cazzate che ogni tanto proclamano. Ecco, in Italia fascismo non ce n'è. C'è molto comunismo ai noi, signora Segre, ma di quello lei non sembra essersi accorta. In particolare in Italia c'è molto settarismo. Veda, lei ne è l'emblema, perché quando lei piange i bambini di Israele e non versa una lacrima, anzi uno sputo ai bambini di Hamas, lei è l'emblema del peggior settarismo, perché per me i bambini non sono bianchi, non sono neri, non sono americani, non sono indonesiani, non sono italiani, non sono, che ne so, pakistani, i bambini... Non sono ebrei, non sono arabi. I bambini sono bambini. Forse lei ha bisogno di consolidare il suo probabilmente appassito senso della maternità. Buon viaggio signora Segre, buon viaggio se lascia l'Italia. Bene, buon viaggio anche a lei. E, e invece cosa, cosa diciamo? Tanto per ridere un po' in America. Tanto per ridere, guarda. No, no, stampa... Per ridere, per ridere, voglio dico, ma non so, adesso faccio una. Non so, parliamo di Trump, parliamo di qualcosa. Ma guarda, di Trump di qualcosa. La stampa italiana che ci ha fatto ridere assieme ai polli, veramente, ha raccontato che è stata tutta una messa in scena. Ma io non auguro a ciascun direttore di queste testate di incorrere nella stessa messa in scena perché sono una persona per bene, ma questi sono veramente dei poveri imbecilli pericolosi, dei manip manipolatori, dei malfattori, dei banditi, della gentaglia, dei prezzolati cui per una fetta di mortadella puoi far dire e scrivere quello che vuoi. Trump vincerà le elezioni e forse quel giorno lì la badante di Trump, questa premier alla matriciana, come la chiamo io, questa foca sgraziata, perché come la vesti vesti è sempre una foca e nella migliore delle ipotesi ha la struttura di una damigiana, eh, si allarga scendendo, scendendo. Ci libererà della sua ingombrante presenza perché quando i badanti vengono licenziati per decesso dell'assistito, eh i badanti l'avremo fatto. E a quel punto potremo capire. Incrociamo le dita per la salute di Xi Jinping, ecco questo piuttosto. E incrociamo le dita perché la pagliacciata Macron Marine Le Pen sospenda la sua esecuzione. Cari francesi, voi siete messi peggio di quanto lo siamo noi. Anche voi avete la vostra vajassa di stato e come la nostra sono iscritte allo stesso libro paga. Aspen. Aspen. Quelli di noi che non sono iscritti a quell'istituto e non prendono soldi sono quelli che fanno le vere battaglie. Le battaglie si fanno gratuitamente per fede e per passione e le passioni non sono in vendita. Ecco, grazie Mella, con questo se vuoi concludiamo, <ride> concludiamo. Io felicissima di averti qui, lo sai, ci risentiremo sempre e comunque forti, sì. uniti. <ride> Va bene. E grazie, grazie di cuore. Poi, noi vaiata. ci siamo. Grazie a te per questo magnifico servizio che fornisci alla comunità. A tutti dico buon scorcio d'estate. Ci vediamo subito dopo l'estate. No, no. Presto e tutti. A presto. Ciao. A tutti. Dico, ciao, a presto. ciao. 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 Presto. Ciao. Ciao. ciao.